uscire dal territorio, andare a conoscere altre culture, altre realtà, specialmente nel nostro caso occidentale, italiana, ha aiutato molto la mentalità anche giù. Tutte le persone che sono tornate hanno portato il loro insegnamento, quello che hanno imparato qui e soprattutto l'orizzonte, l'apertura mentale. Insomma. Per gli uomini, al di là del fatto di quella che può essere stata la guerra civile, qual è il motivo che li spinge ad andare in un altro paese? Io da italiano, vero, e apprezzo particolarmente questo impegno da parte di Sonila, in quanto grazie alla sua forza è riuscita a fuggire da questo paese che, come ha detto, era nella guerra civile, e penso che sia stato un grande sforzo da parte sua. Anche da parte nostra dovremmo essere un po' più positivi, perché se facciamo anche noi barriera non c'è quella famosa integrazione di cui si parla, ecco, dovrebbe essere uno scambio da ambedue le parti. Io avevo un mio amico che aveva avuto da ridire con un ragazzo che fa l'ipsia, che era un albanese, e si era presentato con un coltellino. Però lì c'è il luogo comune del perché è marocchino, però anche gli italiani fanno, ce ne sono di bravi come in tutti i paesi. Solo che si ricade nei luoghi comuni del perché lui viene qua, dovrebbe stare là, viene qua, ci ruba il lavoro, mentre, come hai detto tu, fornisce anche lavoro agli altri. Io diciamo che avevo molti pregiudizi, no? Pian piano li sto distruggendo tutti uno a uno. E tipo con questo documentario qua diciamo che ho visto cose che non sapevo neanche che fossero esistite. E quindi mi ha cambiato la mia mentalità. Cioè proprio prima vedevo gli albanesi come, non so, dei delinquenti, non sapevo cosa. Invece ascolta, devo socchiare. Sono persone umane, sono gambe, braccia. No, nel senso. Nel senso, cioè, ho visto che comunque era una ballata ovviamente questa qua, e la maggior parte delle persone albanesi che invece si sono fatti una vita, si sono fatti il mazzo per cercare di... Io questa cosa qua sinceramente mi ha cambiato il mio punto di vista e sono fiero.